presso l'unità di reumatologia dell'ospedale San Camillo di Roma, in collaborazione con altri centri, è in corso una sperimentazione su un nuovo farmaco per l'artrite reumatoide e noi ne parliamo con il professor Sebastiani. Allora, professore, che cos'è questo farmaco e qual è il suo meccanismo d'azione? Questo farmaco è un nuovo farmaco biologico che definirei un farmaco biologico intelligente. Che cos'è? In realtà sono due farmaci, uno che è un anticorpo monoclonale antifibronectina A che funge da carrier, da vettore, e l'altro è una citochina antinfiammatoria che è l'interleuchina 10. Questi due farmaci sono legati assieme. Il primo farmaco, cioè l'anticorpo antimonoclonale antifibronectina A, ha lo scopo di andare a legarsi sulla fibronectina. La fibronectina è espressa soltanto nei tessuti sede di flogosi, quindi questo farmaco va a fissarsi solo a livello delle articolazioni infiammate e porta con sé il farmaco antinfiammatorio che è l'interleuchina 10. Lo scopo è quello di veicolare il farmaco attivo solo dove serve e questo consente di avere due vantaggi: uno, una maggiore efficacia perché andiamo a legare il farmaco e a veicolare il farmaco solo dove serve, non lo disperdiamo in altri tessuti corporei dove non serve. Il secondo grande vantaggio è che quel quantitativo di farmaco utilizzato è anche 1000 volte inferiore al quantitativo che occorrerebbe se fosse somministrato così per via sistemica, perché riusciamo a raggiungere in loco la concentrazione necessaria per curare la flogosi in quella sede. Di che farmaco stiamo parlando, professore? Il farmaco di cui stiamo parlando si chiama Decavil e l'altra cosa che mi fa piacere citare è che questo farmaco è il frutto della ricerca, è frutto della ricerca italiana di un'azienda senese che ha fatto ricerca innovativa nel campo della reumatologia e quindi ha creato questa molecola, proponendola poi per la sperimentazione ai centri più importanti, i centri reumatologici italiani, in uno studio coordinato dal professor Mauro Galeazzi a Siena. E quindi i centri coinvolti attualmente sono sia sul territorio italiano che centri esteri. Ecco, che studi avete condotto finora? Attualmente è in fase di studio, in uno studio di fase 1, cioè studio di fase 1 è uno studio di dose finding, cioè è uno studio in cui si deve riuscire a capire qual è il massimo dosaggio di farmaco utilizzabile senza avere degli effetti collaterali. Quindi ancora non è uno studio sull'efficacia del farmaco, ma sulla tollerabilità del farmaco, anche se naturalmente si hanno poi dei riscontri anche così, diciamo, face to face per quanto riguarda l'efficacia nel singolo paziente. Ecco, quindi che prospettive potrebbe aprire questo farmaco per i pazienti? Queste le prospettive, qualora poi gli studi di fase successiva ne confermassero la notevole efficacia, potrebbe aprire la prospettiva di trattare in maniera senza avere effetti collaterali o con pochi effetti collaterali i pazienti affetti da artrite reumatoide in primis, poi successivamente anche può essere testato in altre malattie infiammatorie, in campo, faccio per dire, anche non reumatologico, come per esempio si stanno conducendo adesso dei trial nel campo delle malattie infiammatorie croniche intestinali quali il morbo di Crohn. Quindi la prospettiva è di utilizzare il farmaco nei pazienti affetti da malattie infiammatorie sistemiche con un farmaco efficace e con pochi effetti collaterali.